Il Twitterino, anche l'audio fuori. la versione neutrino del Twitterino. Esatto, sì. Twitterino. Ok, su Full Web c'è un tweet. Ma è la mia pelata che fa questo luccichio strano? No, è la pelata. Aspetta, va È che l'aureola. giro la lampadina un attimino, va che sono qua, dicono che perdi i capelli a go-go. Basta mettere un cappellino. Ma non è infatti la lampada. Ah, ecco perché ce l'hai tu il cappellino. Gio. Allora. È uguale, eh? Allora, aspetta che metto la luce incontro. Sì, è uguale. Ma non lo so, metti una Togli la tendina. lampadina proprio, spegnila. Metti una Prova, tendina. vediamo se mi si sente. Hanno assolto Amanda Knox e sollecito Raffaele perché il fatto non sussiste. Lei si farà qualche Beh, mese adesso abbiamo per Benz calunnia. che ce lo dirà fino alle 11:30 di stasera. Ma sai cosa? Che a me quella tipa lì mi è sempre Sì, perché lui è un piaciuta. appassionato di cronaca nera, eh. Sì, perché lui è un appassionato di cronaca nera. Aiuto, Ciao aiuto. Max, Cioè, a metti cuffie o prescindere, qualcosa perché ho mille ritorni. non fare quella faccia. C'è un ritorno. Max, riusciresti a mettere... Ce n'hai un paio di cuffie? No, ma non sono io. Qua è chiuso, qua è chiuso. E chi Mamma è? mia, Sono questo è un io? mischio. E chi è? Chi è? Allora, io non sono. Non sono nemmeno io che sono io. Max, disattiva un attimo il tuo Sì, sono microfono, io. per favore. Eccolo. Ah, è Nico. Ciao Ok. Max! È sempre colpa di Nico. Ah, ecco. Ti sento anche? Adesso sì. Perfetto. Conoscete Max? Io personalmente no. No. Beh, personalmente sulla rete è una No. parola complicata, però lui è capitato anche nei 100 giorni. Ma io lo uso in senso improprio, dai. E visto che stasera parleremo di smartphone, lui è uno che ne sa un sacco, a parte che è il titolare di Bip Udine, perché lui è di Udine. Sei di Udine città, sì? No. No. Oh, c'ha detto i cavalli. Il titolare no. Vabbè, il lavorante, Né questo né quello. come devo dire? Oh, ciao, Iniziamo male. zia. Betty! Ciao. Ciao Vivi! Ciao Ciao! zia! Secondo me, Ciao Nico, sono Gio! le tue cuffie che rientrano nel microfono. No, no, ho tolto, no? E niente, è l'altro computer. Buona, a posto. Non c'è più però adesso. Forse sono Tornando un Dani. po' alto di qua. La musica la Ma sentite? c'è ritardo olio. Sentite la musica? Sì. Sì. Ostrega. Quindi sentite Un anche... ritardo pazzesco io. Quanti giorni? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Daniela, ce l'hai fatta? Prova, prova. Niente, Nico, eh? Sì, Betty? Sì. Hanno assolto Amanda e Raffaele. Sì, lo sappiamo già, Betty. C'è Sappiamo. Ale che è 10 minuti che... Scoperchiato l'inferno. Oltretutto anche Francesco Facchinetti si sta chiedendo il perché di questa giustizia italiana. Perché mi sono sta chiedendo? Ma sapete che io a prescindere, siccome Amanda Knox mi sta veramente sul cazzo solo a vedere, ne avrei dato 30 anni così, solo perché mi sta solo sulle palle. Antipatia. Sì, per antipatia, stai dentro nei 30 anni, nel dubbio, capito? Nel Butta la dubbio. chiave, butta la chiave. Tenetela bene, tanto che ce ne facciamo di una che limona mentre l'amica muore. Ah, quello è sicuro. Eh sì. Mentre La l'amica è chiave tienila morta, tu in lei che se Benz. la fa con tutti. Chi manca? Manca Dark? Ubi. Ubi? Ubi arriva tra poco, ha 4, detto. 5, 6, Mario c'è? 7. No, Mario non c'è stasera. No, Mario no, lunedì sì, uno no. Lunedì sì, 1, ognuno. 2, 3, 4, Daniela? 5, 6, Daniela, Ubi e Dark che stanno arrivando. Ubi e Dark, ok.
Max, ma tu che smartphone hai? Alcuni. Ecco, tipo. E ho un... Beh, iniziamo... Ho un iPhone. È un Samsung Galaxy S2. Ma me ne Ah, presteresti qualcuno? quindi tutte e due le sponde I principali. top, i Sì, ho top. un BlackBerry e ho Top. un Windows Phone, Sei non mi già sa. proprio niente. Quattro, insomma, tutte le sponde hai. Perché così sono imparziale. Eh beh, certo. Sì. Qual è quello che usi di più? Uso di più... Forse... Beh, forse iPhone, però poi uso di più a livello fattivo il BlackBerry. Ah, BlackBerry. Ma per la gestione delle mail. No, per il fatto che ha una tastiera fisica. Ah, ok. Ok, no, perché Oh, non è. ma tutti avete uno smartphone, vero? Mi sento sola. A parte qualcuno che c'è ancora il 3GS, però. Beh, cos'hai da dire, Beh, Viviana, oggi vedremo anche come se uno, insomma, magari qualcuno non vuole nella vita lo smartphone, ma se qualcuno vuole lo smartphone, oggi vedremo anche come avere lo smartphone senza spendere tanti soldi. Non so se Max ne sa di queste, io sì, per esempio, Sì. perché insomma io non ho Me ne speso svolta molto in per avere il mio testa quello iPhone che c'è. 4. Sono le 10 comunque. Ora Un'infrazione? ventidue. Eh sì, ragazzi, però qui purtroppo siamo in una radio, quindi c'è la barra pubblicitaria. Quindi Sì, no, finché non è no. andata la barra pubblicitaria non posso Fatto andare. partire intanto. Ah, ecco, bravo. Io No. mi sono dimenticato, vedi. Sono ancora 2 minuti di canzone, poi c'è la barra pubblicitaria e poi c'è la new Sentiamo. entry dei team. E noi entriamo dopo lì. New Poi c'è Paolino Rocco, Paolino Ruocco, che Paolino, Dove? ecco, Oh, Paolino. Carino. anche fuori onda, voglio dire a Paolino Rocco, poi ti do il numero di telefono. E mi piacerebbe che mi telefonassi perché la puntata è dedicata agli smartphone, ma chiaramente con gli smartphone che si fa? Soprattutto si naviga sui social network e faremo anche una deviazione su quello che è successo oggi, ieri con Luca Carboni e oggi con Vasco Rossi. Non so se avete seguito tutti, non so Max se hai seguito che è successo oggi. Più o meno. Sì. Ecco. Vasco sì, no, Luca Carboni non so cosa ha fatto No, Luca Vasco. Carboni, no, ieri, siccome lui ha scritto una canzone che si chiama Cazzo, che bello l'amore, scusate il francesismo, praticamente lo hanno censurato. E ieri Jovanotti su Twitter ha iniziato una lunga battaglia in difesa di Carboni, quindi è partita una gara sul nuovo titolo della canzone di Luca Carboni. Fiorello ha Ammazza. proposto Minchia che bello l'amore, in siciliano un bergamasco Pota che bello l'amore, Cipicchiolina che bello l'amore, insomma, giusto per dire, insomma, co Cofarbacco, che bello l'amore. Ma la parola censurata era amore? No, è Sì. bello, Qu questa, guarda, bello. questa è la Ok. teoria di Jovanotti, dice, non si può più dire amore. Ah. Ragazzi, vi ricordo che se digitate, se non state parlando, mettete il mute al microfono, così non sentiamo quando parla qualcun altro che siamo in diretta il numero dei tasti. Nel fuori onda va bene anche il numero dei tasti che fa scena. Giovanni, non sei più in ritardo, eh? No, sono a posto. Sì, quasi quasi a posto, sì, pochi decimi di secondo. Io come sono messo, Nico, scusa, visto che sono sempre in ritardo. No, sei a È posto. un pochino, Sì, c'è troppo. quel minimo, ma insomma. No, perché non riesco ancora a fare il labiale con la parola ritardo. Cos'è l'oroscopo del giorno?
Radio Interland, pubblicità. Sono le 22 e 4 minuti. Sì. Il mio orologio è a posto allora. No, no. La colpa di Lion. Continuo a sbadigliare. Ti ricordo anche oggi c'è il super rimedio, Betty. Eh? C'è il super rimedio? Cos'è? Mamma, ne ho un sacco. Per non dimenticarsi le cose, i foglietti. Ne ho un sacco. Non so sapere. Un sacco bello. Un sacco bello. Sai, Nico, che i bassi della musica mi rimbombano nelle orecchie? Sì. Io lo notavamo anche noi prima. Dani, se io entro con Menical, funziona lo stesso? Sì. A me non funzionava, ho provato una volta e non andava. Per quello chiedo, perché anch'io l'altra volta l'avevo provato. Ah, io non ho Menical, ragazzi, mai sono... No, Dani, non ti sentiamo. Io l'ho provato l'altra, la prima volta e non me lo riconosceva. Forse è un... Ciao, Sibietta. No, Dani. Oh, un attimo. Come si inietta? Dov'è? Sei bassa, dai. Io non mi sento. Sì, si fa abbassare. Alza solo un pochettino. Perfetto. Non si sente ancora? No. Oh, va là. Questo plugin. Questo plugin qua. Prendo lui. Andiamo ragazzi, chi è il nero? Ubi? Ok. Ok. Sì. Come mai nero? Sei nudo, Ubi? Come al solito Ubi entra in onda nudo, poi si veste. È un accappatoio. Arriva in accappatoio. Fa la doccia e poi arriva. Inizio morbido, 22.07 Radio Interland, buonasera, io sono Rico Benz, questo è un lunedì da Full Webber, come tutti i lunedì, poco dopo le 22, in diretta fino alle 23.30, dagli studi di Binasco, mazza come sono, dagli studi di Binasco. Bene, la mia sigla, perché devo mettere la mia sigla, poi presenteremo anche tutti gli ospiti di quello che ormai sto chiamando redazione online, che il nostro video ritrovo. Oggi la puntata è dedicata soprattutto agli smartphone. Entreremo nel mondo delle meraviglie dei telefoni di seconda generazione, come qualcuno li chiama. Quindi parleremo di un po' di cose che riguardano gli smartphone, perché usarli, se lo usate, anzi cominciate a scrivere in chat o su Twitter o su Facebook, sulla pagina, sul gruppo Full Webber, che telefono avete. Oggi io l'ho messo sul mio profilo di Facebook e devo dire che la varietà, insomma, mi ha stupito.
C'è gente che mette dei modelli con delle sigle impressionanti, eh. Va bene, vi do i contatti, gli enormi modi con cui venire a contatto con me e con gli altri ospiti. Stasera abbiamo una novità, perché tre dei nostri amici mi aiuteranno anche a comunicare con voi, perché fino adesso ho fatto fatica a comunicare con chat, con Facebook, con Twitter, ma oggi ognuno ha un compito diverso, quindi riusciremo a comunicare. Do i contatti e poi parliamo di smartphone. Questo è il nome di David Lebon. I nostri contatti sono mail, info@nicobenz.it. Su Facebook potete commentare. Beh, devo dire che per il momento qua sulla chat di Full Weber. Menzionate Nico Benz oppure Full Weber. Potete telefonare. Ah, adesso sentiamo te. Adesso va anche così. 73 oppure 02 900 91 191. E per vedere la video chat con gli ospiti da rete, collegatevi al sito nicobenz.it, da cui potete anche e potete seguire video chat e chat anche dal vostro smartphone scaricando l'applicazione gratuita di Livestream. La stessa che dice il treno in arrivo dal binario. Daniela la sentiamo un po' bassa, io sono tutti bene. Perché no, bassa? È il microfono un po' basso. Ma no, non mi fate toccare niente perché... No, ora sì. Ciao. Ti senti, lascia stare. Ciao Daniela, ti sentiamo benissimo. Va bene adesso, va bene, va bene. Ciao Ubi. Ciao Ben. Ma di Ubi io vedo solo i capelli. Ah, eccolo. Ciao a tutti, ciao Nico. Ciao. Sentite bene? Sentivate anche la musica e tutto? Sì, sentivamo anche la signorina che parlava così. Benissimo. Un po' di bassi, ma la sentiamo. No, mi sentite, no? Sì, ti sentiamo, Daniela. Sì. Bene? Benissimo. Sì. Bene. Ciao zia. Ciao Lale. Ti dato il messaggio? Sì. Ho letto, Lale non l'ha letto. No, no, devo caricare questo iPhone 3GS con la cover rossa. Guarda la pubblicità che si fa. Sì, ma ascolta, anch'io c'ho 3GS, non è che... Senza cover rossa però, senza cover rossa. Infatti io sono molto più indietro, esatto. Molto. Tu sei... C'è chi è più indietro di noi. Però scusa, Abbastanza, ho ammazzato qua. Va bene, io vi saluto, chiudo il collegamento, tutto a posto e ne vado, ciao. Tu cosa stai combinando? Viva il tab, viva il tab. Io ho 52.30 e ne sono orgogliosa. Normale telefono. Solo tu ne sei orgogliosa. Appunto. Su internet, davanti alla Francia. Vado ragazzi, eh? Ok. Ciao Nico. Hey. Radio Inter, un lunedì da Flueber, io sono Nico Benz, l'ho già detto ma lo ridico, va bene, allora, serata dedicata agli smartphone, quindi a tutto quello che gira intorno a quello che molti ancora chiamano il telefono, anche se per telefonare ormai insomma è diventato insomma, poco dire che lo smartphone serve per telefonare. Comincio a presentare tutti quanti gli ospiti perché è giusto fare così. Qualcuno mi ha accusato di fare una presentazione un po' anni 70, ma la cosa insomma, mi piace, devo dire, mi diverto anche a fare la presentazione anni 70. Bene, allora comincio subito, parto dalla sinistra, per chi sta ascoltando io la dice come dalla sinistra? Dalla sinistra perché noi abbiamo anche una video chat che usiamo un po' da fuori onda e quindi se raggiungete il sito nicobenz.it
potete anche vedere chi è con noi nella redazione online e appunto anche sentire e vedere i fuori onda. Bene, allora parto da quel di Motta Visconti, quindi nel luogo più vicino alla radio, la signorina Betty Cavalli, buonasera! Ma buonasera, buonasera, un lunedì da Full Web, quindi eccoci qua, ciao a tutti! Buonasera, buonasera, grazie mille. La signorina Betty Cavalli che si occuperà stasera di tenere sott'occhio la chat, quindi se scrivete in chat, insomma, ci sarà lei che riporterà a noi e a tutti gli altri ciò che è stato detto, così io non me lo perdo. Bene, andiamo avanti, da Legnano il signor Giovanni Vita. Ciao Nico, buonasera a tutti, spero che il ritardo adesso si sia sistemato, quindi mi state ascoltando in diretta. Ciao a tutti, tutti gli ascoltatori. Ti ascoltiamo in diretta, grazie mille Giovanni. Bene, andiamo avanti, da Caserta e da Ubi TV, il signor Ubaldo Di Leva, buonasera. Buonasera Nico, buonasera a tutti e buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Interland. Grazie mille Ubi, contentissimo perché ormai la Roma vince tutte le domeniche. Non è solo un progetto. È un siete in progetto, mentre noi milanisti. Meno male che ci facciamo compagnia con gli interisti. Intanto, poi passeremo, perché stasera abbiamo un tifoso di una squadra prima in classifica, anche se non è sempre la solita. Vado avanti, da Lucera, in provincia di Foggia, la signorina Viviana Susanna. Buonasera, ciao a tutti, un po' di Terronia. Buonasera, un po' di Terronia, un po' di Puglia, oggi proprio andiamo da una parte all'altra. Andiamo avanti, non ho ancora capito da dove vuole che io lo chiami. Se il comune... Da dove sei? Dove chiami da lì? Da dove sono io, scusi. Okay. Come da dove vuoi chiamare? No, dico io dove la mia sì, posso dire. Ma di pure concorrenza. Ah, benissimo, benissimo. In provincia di Monza Brianza. Allora, da Concorenzo, in provincia di Monza Brianza, il signor Ale Benz. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. In FM di Radio Interland e naturalmente quelli del Fuori Onda, sono Nico Benz, quindi quelli in rete. Ciao a tutti. Buonasera, andiamo avanti, da Reggio Emilia il signor Dani KK. Ciao a tutti, ciao Nico, ciao ragazzoni. Ciao, grazie mille. Clay ragazzoni. Bene, e, normalmente, di solito, da Bologna, ma per questa sera in diretta da Milano, la signorina Daniela Ganzella. Esatto, buonasera a tutti. Ciao Nico. Ciao, mi buonasera. Sentite, vero? Sì, sì, ti sentiamo benissimo, Daniela, ti sentiamo benissimo. E poi andiamo invece, anche se non è nuovo, perché è già una puntata dovevamo averlo e l'abbiamo visto e non visto, credo che come cognome terrò Bippo Udine, Max da Udine. Ciao, buonasera a tutti. Ciao ragazzi. Ciao Max, non ho capito bene se è proprio da Udine o se è in provincia. No, lavoro a Udine, però qui siamo vicino a Udine, vicino a Pordenone. Ovunque vicino a Pordenone. Un ovunque vicino a Pordenone. Max è un po' che cerco di invitarlo perché insomma lui per quanto riguarda tutto quello che gira un po' intorno alle applicazioni da PC, smartphone, eccetera, eccetera, è un mega esperto e oggi che la puntata è dedicata agli smartphone, insomma, è un fiore all'occhiello. Anzi, partirei da lui perché dopo avervi presentato la prima domanda che faccio e la faccio anche a tutti gli ascoltatori, alla chat, insomma, a tutti quelli che ci stanno ascoltando, ma lo faccio anche alla redazione, parto proprio da Max, l'abbiamo detto già fuori onda, ma adesso siamo in diretta. Ecco, Max, tu hai uno smartphone o un telefono, un cellulare, quale hai? Diversi, per mantenere l'imparzialità uso più o meno tutte le piattaforme, ecco. Quindi puoi anche dirle, perché devo fare proprio un sondaggio, quindi quali sono le piattaforme che usi? Vai, Apple, quindi Apple, poi Android, Samsung Galaxy S2, BlackBerry L6, però adesso c'è il 7, va bene. E Windows Phone 7 LG. Benissimo. Un Nokia N73 non ce l'hai, no? Devo vedere, ma non credo.
Non credo, è una roba vecchia, no. E beh, avete capito, insomma, che Max dà occhio a tutto, quindi è sicuramente quello che ne sa più di tutti. Passiamo, torniamo indietro. Signora Daniella, lei che telefono ha? Io? Oddio, aspetta, sai che non so i nomi? L'N8, il Nokia? N8 Nokia, ecco, okay. Bene. Ah, non solo. C'ho l'iPhone, però è il 3 e basta. Giga, no, neanche giga, è vecchissimo. Megabyte, l'iPhone 3 megabyte. Esatto. 3K. L'iPhone 3K. È uno dei primi, dai, e funziona ancora. L'iPhone a manovella. Ecco, l'iPhone, però ne ha due. Però funziona. Io ne ho due, Ale, tu non ridere, ok? Tu stai buono. Esatto, ne ha due, benissimo. Andiamo avanti velocemente questa carrellata. Signor Daniele, lei che cos'ha? Io ho l'iPhone 4. L'iPhone 4, bene, quindi... Non te la tirare, dai, non te la tirare. Ma non c'ha la... Sì, no, perché sai, c'ho l'iPhone 4. Boh. Andiamo avanti veloce. Signora Le Benz, lei ha il 3GS, lo sanno tutti. Il 3GS con la cover rossa. Con la cover rossa, vabbè, la cover non credo cambi il rapporto che uno ha verso la rete. Bello. Ma va bene, vabbè. Andiamo. Signora Viviana, lei invece cos'ha? Un 5230 che non è propriamente uno smartphone. Ecco, quindi abbiamo anche ospite una ragazza che invece ha solo un telefono normale, quindi bene così, andiamo avanti. Signor Ubi, lei cos'ha? Che telefono ha? Allora, io svolgo, diciamo, il mio lavoro anche sui telefoni, quindi smartphone sono molto utili anche per questo, poi ne parleremo. Uso un Samsung, uno smartphone Samsung, un Corby e poi un tablet della Huawei. Ci mettiamo dentro anche un tablet, cioè, buttiamoci dentro anche un tablet, facciamo un numero. Bene, andiamo avanti. Signor Giovanni Vita da Legnano, lei invece? Sì, io ho un Nokia 5800 Express Music. Eccolo, ha fatto la pubblicità, Express Music. Benissimo, grazie mille. Signorina Betty Cavalli? Io posso paragonarmi al signor Ale Benz, ho un iPhone 3GS. Un iPhone 3GS? Senza cover rossa, però ha un graffio sullo schermo, quindi vale di più. Ecco, dico a Betty, a Daniele e ad Ale, lanciatelo anche in rete questo messaggio. Che telefono avete? Perché poi quello che dobbiamo fare è un po', insomma, anche un po' un sondaggio, però adesso mi sembra di aver sentito, insomma, non so se avete fatto i conti, però credo che iPhone sia il più gettonato, mi sembra, poi subito dopo Android, per chi, anche parliamo facile, per chi non sa cos'è Android non è un telefono, perché poi magari qualcuno va in un negozio e dice, mi dà un Android? Sì, ma qua non c'è scritto Android. L'Android è il sistema operativo, non è la marca del telefono, è un sistema operativo. Allora, Nico, se ti può interessare, qualcuno in chat ha già scritto, ecco. E per esempio Silvia ha un Samsung Wave Lite e Caterina invece ha un BlackBerry. Ecco. Paolino ha un Motorola StarTAC. StarTAC? Esistono ancora? Quello pagano tanto, quello. Allora, chiedo a Max, che ha più orecchio ai modelli di telefono, mi sembra di aver capito bene, l'iPhone è quello più gettonato o Android, insomma, è lì a pari per quello che hai sentito fino adesso? Sì, direi che iPhone è sicuramente il più gettonato, anche se in realtà Android è il più utilizzato a livello mondiale. Ed è più utilizzato, perché? Spieghiamolo, perché è il sistema operativo che sta più su più telefoni, cioè l'iPhone è un telefono con il suo sistema operativo, mentre Android è il sistema operativo, si può dire, di Google, per semplificare le cose? Di fatto sì. Il sistema operativo di Google e sta su diversi modelli di cellulare, quindi ne abbiamo sentiti diversi oggi, anche con, cioè, con nomi, sigle, marche diverse, però poi il sistema operativo è sempre quello, Android. Mi sono espresso bene? Sì, esatto, cioè ha differenziato il mercato in maniera più, ha segmentato maggiormente il mercato, quindi ne trovi da 100 euro come da 600, mentre iPhone vai su una fascia leggermente più altina, ecco. Esatto, questo è più o meno il mondo. Va bene, abbiamo fatto questa, abbiamo presentato gli ospiti, abbiamo fatto questa carrellata, mettiamo un disco, quando rientriamo sentiamo gli altri telefoni che hanno gli altri, cominciamo a capire perché usare l'iPhone. Non è che non vogliamo fare stasera una disamina dei modelli, non è che siamo qua a dire questo è
questo ha l'HT, tot di memoria, ecco, su questo... perché non ci pagano per la pubblicità. Sì, beh, a parte quello, potrei dare la parola al signor Ubi, ma poi ci farebbe la scheda tecnica del suo telefonino e quindi sarebbe complicato. Va bene, ecco, esatto. Allora metto un disco, poi rientriamo, un lunedì da Full Webber, parliamo di smartphone. E voi, perché usate uno smartphone? Ma è Adam questo qua? Sì, è. Sì. Grandissimo. Ragazzi, ricordatevi di chiudere il microfono quando digitate sulla tastiera, se no mi arriva qualunque rumore. Sì. Sì. Capite? Dipende dalla tastiera. Dipende dalla tastiera, è vero, cioè. Questa non fa rumore. Uffa. Hanno bloccato i tweet. Cos'è quella lì? Perché? Io sto scrivendo, ma qui non mi trovo, eh. Sono su non è vero, chat su web, ho messo il post. Max, che tastiera è quella lì che hai fatto vedere? Tastiera, vabbè, classica. Classica tastiera, Mac. Non sono io. Perché la tastiera Apple non fa rumore. Vabbè. È anche siliconata questa. Ah, ecco. Ah, bella questa roba. Però non fa rumore. Mi piacciono le siliconate. Le siliconate? Le tastiere siliconate non fanno rumore. Esatto. Ma specialmente ci piacciono le siliconate. Tastiera. Comunque vivi tanto per la cronaca, anche il tuo si potrebbe considerare uno smartphone perché c'ha il Symbian sopra, eh? Tecnicamente. Io lo uso come un telefono normale perché ci vorrebbe tipo qualche modifica per farlo andare come uno smartphone, allora via, io lo uso come un telefono. Io c'avevo l'N81 e andava da Dio. L'unica cosa che mi piace è il vocabolario monolingua di inglese che ha una figata. E tedesco? No, lo dovrei scaricare, quello è un problema, lo dovrei scaricare sul PC e poi lo metto sul telefono. Beh, tanto non ti serve. No, non è vero, non mi serve. Nico? Sì? Io volevo soltanto dirti, su Twitter io ho 23 persone che mi seguono. Ma sì, ma tu, vabbè, non importa, tu metti l'hashtag Fullwebber, Vasco, Vasco Merda. Sì, sì, Vasco Merda c'ha ancora 213 tweet che devono aggiornare. Adesso poi lo diremo. Mi sta arrivando il flood proprio. Cioè, da oggi a mezzogiorno che tra pagina di Facebook e Twitter, cioè, non vai. Andiamo, eh? Va bene, parto subito in diretta verso la signorina Betty Cavalli, a cui vorrei dare anche il compito di salutare quelli che ci stanno seguendo in maniera più vicina, cioè quelli che io definirei anche gli spioni del fuori onda. Perché effettivamente spiano, insomma, perché ascoltano anche il fuori onda. Vuole salutare i guardoni. Saluta lei i guardoni del fuori onda? Certo, allora salutiamo la chat, il signor Stefano Carotti direttamente da Roma, poi Caterina e poi salutiamo Tringa, Viviana e Viviana è già con noi. Paolo. Paolino, certo, ecco. Internet. È l'abitudine, Nico. Esatto, l'abitudine, un certo internet che è un nome comune.
Ecco. Internet, e poi salutiamo invece quelli che insomma ascoltano ma non scrivono direttamente in chat, ma scrivono su Facebook, quindi Silvia, Renato, Giorgia e Terry. Ecco, salutiamo tutti. Avete chiesto che telefono hanno, ne è uscito qualcosa senza fare proprio un elenco? Che cosa è uscito? Che cosa avete visto di più usato? Allora, da queste parti il BlackBerry. Il BlackBerry, ecco. Sì. Quindi... Dalle mie parti su Facebook non lo sanno, però sanno che è colorato. Non sanno? No, scherzo, allora, comunque smartphone, BlackBerry, anche qua, sì. Ecco. Telefoni normali per il momento no, solo la Vivi che è in redazione con noi, ecco, questo va. Non peggioriamo la nomea degli utenti Facebook, perché già quelli di Twitter dicono, quelli di Facebook pensano solo a pubblicare link e basta, se diciamo che non sanno neanche che telefono hanno. Ecco, allora io inizierei subito facendo una domanda, la faccio alla signorina Daniela Ganzella, ecco, vado alla signora Daniela Ganzella che si trova a Milano, e la domanda è questa: perché lei usa uno smartphone? Perché mi è comodo, cioè, vabbè, posso andare comunque a vedere una mail, posso andare in qualunque sito, se mi perdo vado su Google Map e ritrovo la strada, cioè. Ci possono fare tante cose, poi ci sono i giochini, c'è la musica, ecco, è utile, dai, no? Ecco, diciamo, per essere più precisi, lei usa lo smartphone perché ha le applicazioni, le app, sì, le famose, sì. È quello il motivo principale. Sì. È quello il motivo. Bene, una risposta tecnica. Una risposta... Passo al signor Giovanni Vita, vado da un lato all'altro. Lei perché usa uno smartphone? Io? Sì, sì, lei, se vuole chiedere al vicino, faccia pure. Ah, ok. No, è perché c'è stato qualche piccolo problema tecnico. No, io perché lo uso? Beh, perché me l'hanno regalato, prima di tutto, perché il telefono che avevo prima era una schifezza proprio, cioè serviva solo per telefonare e basta. Lo uso, a dire la verità, non tanto per navigare, ma per fare foto e video e poi magari mandarle a qualche amico o parente. Ecco, la motivazione, a parte la prima motivazione, ce l'ho perché me l'hanno regalato, che è una motivazione poco tecnica, però la seconda motivazione è per fare foto e video, anche se io potrei risponderle che ancora prima della nascita degli smartphone c'erano cellulari che facevano foto e video, però effettivamente forse non si potevano mandare, sì, si potevano mandare magari via MMS, non via internet. Ecco la seconda. Vado invece a fare una domanda a chi non ha lo smartphone, la signorina Viviana, e gli chiedo: lei che non ha uno smartphone, non ce l'ha perché non lo vuole, oppure lo vorrebbe ma per adesso non ce l'ha, perché sono due cose diverse? Direi che uno smartphone non sarebbe male, però ora come ora questo è abbastanza nuovo, quindi mi tengo questo. Ecco, però... non sono quella che si tiene 3500 telefoni, perché alla fine non riesci neanche a gestirli. Quindi diciamo che lei non ha lo smartphone perché ne ha già un altro, però non è di quelli che esclude lo smartphone. Va bene, allora vado a fare invece una domanda tecnica a Max, che insomma tutti i giorni... Max, dove lavori tu? Vendi anche smartphone o no? Solo iPhone, a dire il vero. Vendi solo iPhone. E allora ti faccio una domanda. Secondo te, quindi dall'altra parte, diciamo, della rete, buttiamola così, che vuol dire, non lo so, dall'altra parte della rete, perché la gente, secondo te, compra uno smartphone? Nel tuo caso iPhone, ma in generale, perché secondo te oggi si compra uno smartphone? Per moda. Per moda, ecco. Secca. Sì, perché poi concretamente saperlo utilizzare... O saperlo utilizzare bene, la percentuale si abbassa, quindi A per moda, B fa figo, quindi rientra nella A, e C perché in effetti è utile, chi lo utilizza veramente al 50-60% ha in mano uno strumento utile sicuramente, però la grande maggioranza vedi che telefono compra è gran moda. È gran moda, quindi per moda. Insomma, dei quadri diversi, dica signorina Daniela, dica pure. Lei che tra l'altro lavora nel campo della moda, quindi visto che lei lavora nel campo della moda,
Che fa? Dica. No, aspetta, ok, che uso le applicazioni, ma non è che l'ho comprato per moda. Comunque mi serve. Sì, cioè, sì. Almeno leggo le mail dove devo andare in casa in queste cose. Guardi qua, che... i ragazzini... No, aspetta. Sì, guardi... i ragazzini di 18-19 anni magari lo comprano per moda, ma dai 25 in su no. È una cosa utile comunque. Sì, no. No, volevo aggiungere che non è perché lei lavora nel mondo della moda e il signor Mark ce l'aveva con lei, non è che voleva dire che... No, ma ho parlato in generale, ho voluto magari rappresentare le persone che ovviamente non lo prendono come una moda, ma lo comprano per un utilizzo... Che cavolo ne so, hai capito? Si è capito. Okay. Si è capito, non si scalzi. Si è capito benissimo. Si è capito benissimo. Ecco, allora... quindi facendo un'analisi così veloce, allora qualcuno lo usa perché per le app, altri lo usano per mandare le foto, altri non ce l'hanno ma lo vorrebbero, oppure qualcuno ce l'ha per moda. Certo che sicuramente la risposta che ha dato Max non è una risposta da utente, è difficile che uno dica no, io ho preso l'iPhone per moda, ho comprato dei pantaloni bianchi e ho preso l'iPhone bianco perché se lo metto in tasca non si vede. Invece il Samsung Galaxy si vede. No, c'è anche bianco. C'è anche bianco il sacco. Bene, perché, e tra l'altro una piccola cosa, perché abbiamo fatto una puntata sugli smartphone chiacchierando proprio oggi? Max, dillo tu perché l'abbiamo fatta proprio oggi, anche se non te l'ho detto prima, ma insomma, domani siamo tutti in attesa. Perché l'abbiamo fatta proprio oggi? Domani che succede? Ah, perché forse domani c'è qualcosa, non so, mi pare di aver sentito che domani ci sia... qualche presentazione, adesso non mi ricordo bene, ma... L'ho sentito anch'io stamattina. Qualcosa di nuovo, forse? Stamattina al mercato l'ho sentito anch'io. Un chilo di pere, hai sentito che domani presentano l'iPhone 5? Hai preso tu? C'è già gente in Italia che pensa che domani compra l'iPhone 5. Non è così, eh. Domani puoi ufficializzare tu che domani non arriva niente nei negozi, eh. Vero Ale, stavi dicendo, no, dillo, vero Ale da concorrenza che non esce domani iPhone 5. No, perché Ale mi ha detto, no, io adesso tengo ancora il 3 perché adesso esce l'iPhone 5, sì. Come sono i tempi, Max, per vedere veramente in Italia un iPhone 5 pagandolo din in contanti tutto intero? Ma 5 non lo so, potrebbe essere anche 2012 perché grande... come dire, grande favorito 4S per domani, perché 5 non lo so, potrebbe anche essere, però si parlava di mercati come America, Giappone, Germania, Francia, Italia non prima di fine novembre, credo. Ecco perché poi c'è anche questa leggenda, qualcuno dice che esce l'iPhone 4S, qualcuno dice che esce sia l'iPhone 4S che il 5, qualcuno dice no, solamente il 5, è grande, qualcuno dice che esce un iPhone piccolo senza memoria, che usa iCloud, che è la memoria online di Apple, per farla breve. Insomma, ci sono un sacco di quelli che si dicono i rumors della rete, ma domani, insomma, dalle 19 si scoprirà piano piano quali sono invece le realtà. Va bene, signor Ubi, la faccio a lei la domanda, ma a lei è facile, insomma, lei perché usa uno smartphone? Adesso mi dice perché io per lavoro, per partire con la Roma in televisione, vada. Già tutto, no, lo smartphone è utilissimo per il lavoro ovviamente, anche per lo svago, perché no, ci sono tante applicazioni per giocare, per rilassarsi, non lo so, se lei insomma lo sfrutta anche per questo, però insomma... Il lavoro è utilissimo, anche come diceva Daniela, perché leggi le mail, sei in contatto, insomma, non... anche quando sei fuori casa, non hai la possibilità di portare un computer, sei sempre in rete, sei sempre in contatto con tutti, quindi è una cosa che ad oggi, per chi lavora, ma comunque, insomma, per chi comunque deve essere sempre in contatto con la rete, è utilissima. Utilissimo, bene. Ricordando agli amici che guardano Ale, Betty e Daniele, soprattutto che guardano le chat, potete intervenire quando volete, anche a gamba tesa. Infatti, posso? Dica. Posso intervenire a gamba tesa? Prego. Perché Facebook, il gruppo Full Web, risponde subito alla tua domanda dicendo, Silvia da Firenze dice, lo uso principalmente per le foto, poi per il wifi, quindi per Facebook e Skebby, virgola. Se volete vi spiego anche che cos'è Skebby. Ecco. Che cos'è Skebby? Va bene, è un'applicazione per gli SMS, poi lo possiamo anche dire. Vabbè, nessuno che...
Praticamente invece Simone dice perché c'è un apposito tasto che vai subito su Fanmir a mungere le mucche. Vabbè, la battutina. Anche per esempio. Ci può anche stare. No, non so quanti lo sanno, ma con il smartphone si può anche dare un'occhiata a YouPorn. Allora? Io lo so. Siamo in fascia protetta. Però non lo ammette nessuno, eh? Non sapevo, adesso no. Ho messo il disco, eh? Okay. E Nico, e tu come lo sai? Appunto. Sapessi. E cosa dici tu, sapessi? Ti faccio un mazzolino così. Solo puoi vedere i video. Nico? Sì? C'è Mauro. Mauro da Parigi? In chat. Internet è Mauro. Ah, sì. Saluta anche quelli di saluta, Se dovete intervenire, dice, intervenite. Ci sta guardando su Galaxy. Ci sta guardando da Galaxy? Sì, Galaxy. Ciao Mauro. Troppo giovane. Ecco, Silvia che dice che c'è il cinese che vende iPhone a 50 euro. Ecco. I maledetti cinesi conquisteranno il mondo. Non per niente la webcam è cinese. A proposito di novità, a me il nuovo profilo di Facebook non è ancora stato attivato. Ma come sei indietro? Infatti, Facebook devi fingere sviluppatore, cioè, cosa? Ma è anche altri. Ma io glielo sto chiedendo. Aggiornato. Cosa mi hai detto? Sono indietro, È antico, è antiquato. Ma meglio che lo per life, lei è proprio indietro. Sinceramente ora sto cominciando a riconsiderarla la timeline. A me prima cominci a dire figa, poi cominci a notare che andiamo ragazzi, li mette proprio. Ok. Radio Interland, Nico Benz, un lì da Full Weber in diretta, sono le 22.41, la signorina Silvia che scriveva su Facebook, sul gruppo Full Weber, anzi se non siete ancora parte del gruppo Full Weber su Facebook fatelo, così ogni tanto anche in settimana ci scambiamo qualche opinione, mi ha lanciato un assist, perché chiedendo appunto che telefono usate, lei ha detto lo usa per fare questo, anzi che cosa fate con lo smartphone, faccio questo e quell'altro, e per esempio uso Skebby è un'applicazione che serve a mandare sms, diciamo, possiamo dire gratuiti, nel senso che qualcuno è gratuito, qualcuno è a pagamento ma meno che le compagnie telefoniche tradizionali, e se tra utenti Skebby insomma non si paga come tante altre applicazioni. All'inizio di questo discorso il caro signor Max da Udine diceva, direi anche con un filo di polemica, un attimo di polemica sotto, insomma, che la gente di solito usa lo smartphone per moda, ma quelli che lo usano un po' più in maniera più approfondita, e lì ha ancora infilato una nota polemica dicendo il 50% del telefono, insomma ha dei vantaggi, perché poi la vera verità, e qua la sottolineo, e qua vado a chiederlo a Daniele, però è proprio questa, perché con lo smartphone si possono fare veramente un numero enorme di cose diverse. Spesso Max mi coinvolge in applicazioni nuove e lo fa in una maniera diversa dagli altri, perché
Se il signor Daniele, ecco, per esempio, signor Daniele, se io dovessi, o anzi, se lei dovesse consigliarmi un'applicazione, una qualunque, non so, per esempio, Skebby, se lei mi dovesse consigliare, lei conosce Skebby innanzitutto? Certo. Come non conoscerlo? Lo conosce Skebby. Ecco, se lei mi dovesse consigliare Skebby, come farebbe? Che farebbe? Che mi direbbe? Dica. Beh, innanzitutto partirei con il dire che puoi mandare SMS gratis ai tuoi amici. Sì, ma io c'ho la carta oro, 1000 messaggi al mese. Però non li puoi mandare al computer. Al computer? Perché devo, perché secondo lei uno sta davanti al computer e non c'è il telefonino a fianco. Che sbattimento devo fare? Scusi. Dica. No, beh, a parte che, no, beh, non è mica detto, perché casomai te sei al lavoro, il telefonino è dentro al maglietto che non puoi utilizzarlo, però hai davanti un computer, allora giustamente mentre ascolti la tua radio preferita in streaming, ti messaggi con i tuoi amici. Scusi, ma che lavoro fa uno che è davanti al computer, ma il telefonino glielo fanno mettere nell'armadietto? Beh, qualsiasi operaio che lavora con una macchina a controllo numerico. Con una macchina a controllo numerico, non so cosa sia, ma... Ma le credo. Ecco, questo l'ho detto perché, perché spesso quando si cerca di coinvolgere gli amici, questa è una cosa che ho detto tante volte, quando qualcuno deve cercare di coinvolgere qualcun altro, per esempio attraverso un'app o un software per PC, insomma un qualunque sistema che mi migliora la vita, quindi che mi crea innovazione, la cosa che devo fare è convincere altri a usarla. Perché altrimenti se sono da solo non riesco a fare niente. Cioè, per esempio, se io uso Skebby, se non ho altri amici che usano Skebby o applicazioni di questo tipo, diventa difficile. Posso usare solamente la minima parte, cioè quello che mi permette, per esempio, di mandare un SMS a chiunque. Ecco, il signor Max, invece, da Udel, non so se lui si rende conto di fare in questo modo, presumo di sì, ma magari no, con me spesso fa così. Non mi chiama o mi manda un messaggio dicendomi guarda è uscita questa nuova applicazione, ti consiglio di provarla, perché uno come me fissato magari va a provarla, uno che si sbatte di meno no. Il signor Max che fa? Mi manda, mi coinvolge direttamente nell'applicazione, per esempio mandandomi nel caso di Skebby un messaggio dicendomi che ne so, invento, ti ho mandato questo SMS con Skebby, provalo anche tu. Max, è vero che fai così? Tu lo fai apposta insomma, per creare coinvolgimento e quindi numero di utenti che usano un'app e quindi essere più comodo tu e loro, o è una roba che ti viene a caso? Sicuramente la seconda che hai detto. Ti viene a caso, ecco. Sì, ma è più comoda, cioè queste applicazioni sono bravi loro. Gli sviluppatori, cioè cercano di far sì che tu possa mandare un messaggio, una qualsiasi cosa, dando un link della loro applicazione. Ho trovato questa applicazione, provala anche tu, e quindi allargando di fatto la macchia d'olio per l'utilizzo. Beh, però devo dire che è utile, perché se per esempio una volta è capitato che tu mi hai mandato un messaggio audio su un'applicazione, non mi ricordo se si chiama Talkbox o qualcosa del genere. Talkbox. Se uno viene coinvolto direttamente nell'uso dell'applicazione, perché è molto più facile usarla, credo, un'applicazione che pensare di usarla, non so se mi sono spiegato. Quando sei davanti all'applicazione, quindi ti arriva già un messaggio o ti arriva un messaggio vocale o un link che te la apre, te la metti lì, diventa tutto molto più facile. Se altrimenti devo fare come ha fatto prima il signor Daniele, che cerca di convincermi. Io mi sono accorto molte volte, anche facendo programmi di questo tipo, che è molto difficile convincere qualcuno a usare qualcosa che non usa. È più facile coinvolgerlo direttamente. Quindi unendoci in forza. Signorina Betty, vuole dire qualcosa che la vedo per chi sì, mi vede? No, stavo, sì, dica. Stavo leggendo la chat, c'è Silvia che dice, e non so se è inerente a questo discorso, però te lo provo a leggere, che la pubblicità è facoltativa e te la chiede dopo aver inviato un messaggio a un nuovo numero. Questo sta parlando di Skebby, ecco. Sì. Perché, allora, sbattimenti compresi, lo dico, sbattimenti compresi, magari molti non lo sanno, ma con lo smartphone una volta si poteva solo risparmiare, cioè, per esempio, non spendere per mandare SMS,
non spendere per fare telefonate, quindi usando quello che si chiama VoIP, quindi telefonate via internet. Oggi si riesce a fare anche molto di più, cioè per esempio io, la signorina Betty, il signor Ale, tra noi tre usiamo un'applicazione di cui adesso mi sfugge il nome, ma loro si ricordano, che è una sorta di... Eitel, ecco, è una sorta di walkie-talkie, insomma, ci mandiamo il messaggio, lo registri, il messaggio parte, ti arriva con una notifica, non appena tu lo senti sei pronto a mandarne un altro. Questo cosa fa? Migliora la situazione delle chiamate VoIP, perché insomma col VoIP devi avere comunque la linea, quindi se sei sotto wifi è meglio, se hai il 3G magari c'è qualche ritardo, salta, eccetera, eccetera. Insomma, lo smartphone non serve solo per intonarlo al pantalone bianco, se è bianco, come dicevamo prima, ma serve anche, per esempio, per telefonare, per videochiamarsi, non so quanti... C'è qualcuno qui in video chat che si videochiama con col telefono? C'è qualcuno che si videochiama? Io? Sì, certo. Vabbè, io avendo l'iPhone 3 per fare le videochiamate diventa un po', capito, un casino girare il telefono. Sì, perché i telefoni che hanno una sola webcam diventa complicato, ma si può fare, non è che non si può fare. Si può fare assolutamente. Sì, si può inquadrare la strada. E si parla, insomma, tu vedi e non senti, e viceversa. A proposito di strada, possiamo dire anche che c'è un praticissimo navigatore anche. Ah, certo, nei telefoni ci sono, negli smartphone ci sono spesso i navigatori, anche se, non so se lo sapete, per esempio, in Apple, quindi in iPhone, un navigatore decente va acquistato, più o meno, diciamo, qualcuno costa meno, qualcun altro costa di più. Per esempio, negli smartphone Android, Google... dato che è dotato di Google Maps e tutte Google Art, eccetera, eccetera, dota tutti gli utenti Android di un navigatore che funziona discretamente, credo, signor Max, me lo conferma che funziona discretamente? No, funziona bene. Funziona bene, funziona. Adesso hanno anche la possibilità di scaricare le mappe offline nelle ultime release, lì sarà dura. E anche Nokia sta mettendo fuori le Nokia Maps per Windows Phone 7, quindi forse il tempo dei navigatori a pagamento è quasi finito. Quasi finito. Comunque anche su iPhone c'è un navigatore gratuito uscito da poco che è abbastanza buono. Adesso non mi ricordo, dovrei andarlo a vedere, però c'è. Sì, l'ho fatto scaricare al signorale, un navigatore gratuito per iPhone. Ale, come si è trovato lei? Malissimo. Come? Malissimo, beh, non funziona, cioè non va, non trova le strade. L'abbiamo provato. Ah, Waze? Io sono fedele al mio Navi. No, non era Waze che è un social navigatore, era un navigatore, okay. Mi era arrivato un messaggio di un navigatore gratuito, ho detto, prova questo, guarda, insomma, per andare da casa, non so dove. Vabbè, si è ritrovato un buio. Quello proprio eliminato. Un'odissea. Va bene, allora smartphone, cosa si fa con lo smartphone? Entriamo in un argomento caldo per qualche minuto, cosa si fa con lo smartphone? Abbiamo detto applicazioni, giochi, navigazione, eccetera, eccetera, ma cosa che non è stata detta, e questo mi stupisce un po' che nessuno l'abbia detto, però credo che tutti quelli che hanno lo smartphone sicuramente interagiscono, quindi usano i social network, perché se uno ha lo smartphone, signora Daniela, dica, lo voleva dire lei? Dica. No, ho perso tutto. Amico. Stavo un attimino seguendo un'altra cosa in questo momento. Ah. Se mi vuoi rifare la domanda? Io siccome la vedo anche, lo dico per chi non ci vede, ho visto che alzava la mano, invece... la signora Daniela partecipa a due video chat contemporanee, quindi alza le mani in varie video chat. Ecco, va benissimo. Si può fare. Dicevo, nessuno ha detto che con gli smartphone si interagisce sulla rete, quindi se siamo facebookiani usiamo Facebook, se siamo gente che twitta usiamo Twitter, anzi soprattutto Twitter è un social network che si adatta benissimo agli smartphone. Allora tu, cosa si fa? Si interagisce in maniera direi quasi real time, qualcuno soprattutto su Twitter. Spesso succedono cose sui social network a cui bisogna partecipare in real time, altrimenti si perde. Per quanto riguarda la musica, ne sono successe due. Una, e qui mi perdoneranno, ma sto facendo, diciamo così, tra virgolette, giornalismo, una riguarda la parola cazzo e un'altra riguarda la parola Vasco merda.
erano due parole. Ecco, sappi che verrai querelato dall'avvocato di Vasco Rossi in questo momento. Daniele, ma se c'è un esatto, ci farà chiudere tutto. Nei paesi devastati dalla guerra. Daniele, ma se non docenti sono bambini, donne, mutilati e feriti. No, che sto facendo una cosa che preferisco non far vedere in diretta. Ai. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza. Ma sai che non vi vedo più? Cioè nel senso che ho cliccato sulla finestra di Nico, io vedo solo Nico, quando parlate voi non vi vedo. Perché l'hai messo in primo piano, se clicchi sulla finestra... Ma lo faccio, però non prova? Ah ok, sì. No, Nico? Sì? Mauro chiede se nell'iPhone 5 è vero che viene proiettata l'immagine. Di cosa? Adesso glielo diciamo Mauro, lo devo salutare anche in diretta, approfitto a salutarlo adesso per chi non lo conosce, ma lo conoscete quasi tutti, forse Max non lo conosce. Mauro è il creatore della web TV Italiani all'estero, è italiano, vive a Parigi. Tra l'altro diceva prima che ci sta seguendo su Samsung, probabilmente Mauro... E ci sta anche crossoverando, eh? Ah ecco, ci sta anche crossoverando. Probabilmente avrà visto quel video fake che girava qualche tempo fa sull'iPhone che faceva ologrammi... L'hanno fatto vedere anche al TG. La tastiera che toccando, anzi strisciando, sfiorando l'iPhone, la tastiera andava sul tavolo, l'avrai visto Max, credo. Sì, mi ha fatto vedere un ragazzo che è fermato per strada, hai visto questo? Sì. Il concept. Sì, chiaramente Mauro non è un fake, insomma, non è quello l'iPhone. Anzi, per fissati come noi, domani io e Daniele pensavamo di farci una diretta su qualche piattaforma qualunque tra di noi dalle 19 per vedere... la presentazione insomma del nuovo telefono, perché sarà... Le ricordo che lei non ci sarà. Dove sono? Ah, non ci sono. Dove sei? A Cupertino forse, dove sei? Sono a Cupertino domani, mannaggia. Ah, ecco. Domani io inizio la scuola, inizio a insegnare computer music e pianoforte pop, e proprio domani dalle 19.30 alle 21 non ci sono. Grandissimo. Ti manderò qualche tweet, Nico. Mi dovrei aggiornare durante. Meno male che te l'hanno ricordato, se no. Vabbè, andavo. Vabbè, ma dammi l'immagine. Do minore, sì. Oh, l'iPhone 5. Sì, adesso la maggiore. Oh, io ho provato a sintetizzare la domanda che ha fatto Nico in diretta nel gruppo Full Web scrivendo: usate i social network con gli smartphone? Usate Twitter, Facebook? Poi ho scritto Vasco Merda, Carboni Cazzo. Per me non si capisce niente, ci sto provando. Che parole chiave. Vai, andiamo. Hai uno scarso potere di sintesi. Brava, sono troppo prolisso io, troppo... Siamo in due. Faccio fatica a sintetizzare, sì. Pure li ho fatti gli anni di radio. Vabbè, che esagerata, insomma. Sì. Io. Ma che ne so io? Radio Internet, all'unità da Full Web, stiamo parlando di smartphone, insomma, siamo partiti da che smartphone hai, come lo usi, perché lo usi, che ci fai. E siamo arrivati a questo punto perché qualcuno lo usa anche in questo modo, cioè partecipando alla rete. Sicuramente una cosa che voglio dire subito, prima di fare tutto il discorso riguardante queste due parole che sono uscite tra ieri e oggi e riguardano due rockstar della musica italiana, c'è da dire insomma che avere uno smartphone in mano permette appunto di partecipare in diretta a questo tipo di battaglie, e su Twitter c'è una cosa diversa, ne abbiamo parlato settimana scorsa da Facebook, che è quello appunto di poter partecipare a, chiamiamoli argomenti, quelli che su Twitter si chiamano hashtag. Quindi può succedere che a un certo punto qualcuno twitti una notizia, poi oggi c'è anche su Facebook, e qualcun altro comincia a commentarla. Allora si sceglie un hashtag, cioè una parola o una frase scritta, diciamo per spiegarlo in maniera semplice, tutta attaccata,
che identifica quell'argomento in modo da poterlo ritrovare per poter continuamente leggere tweet che parlano solamente di questo. Allora, la cosa più veloce che voglio affrontare, ma ci voglio mettere veramente un minuto, è quella della canzone di Luca Carboni. Luca Carboni ha scritto questa canzone, non so se vi è capitato di sentirla, che contiene questa parolaccia, cioè la canzone si chiama Cazzo che bello l'amore, non è una battuta, si chiama Cazzo che bello l'amore. Che è successo? È successo che qualcuno ha cominciato chiaramente a non passare la canzone, a censurarla, perché non si può. Io e Ale lo sappiamo, perché Ale ha scritto una canzone che si intitola Voglio una maiala. L'abbiamo scritta insieme. E abbiamo avuto la fortuna che passasse su RTL, su Radio Italia, è durata una settimana. È successo, addirittura su RTL si è movimentato un gruppo nazionale di femministe che telefonava a RTL, dicevano cos'è sta roba, voglio una maiala e degradare così le donne, che noi non volevamo assolutamente degradare le donne, era una canzone un po' goliardica e poi tra l'altro non era una canzone volgare, aveva nel testo, nel titolo soprattutto questa parola, quindi ci è successo. Che è successo? È successo, vorrebbe una maiala. Ecco, com'è? Com'è? I moralisti arrivano ovunque. Ecco, i moralisti. Comunque vi assicuro che è bastata sono bastate un po' di telefonate in radio. Telefonate, perché allora non c'era Twitter e Facebook, telefonate in radio e ci hanno tolto la canzone dopo la settimana. Che è successo a Luca Carboni? Insomma, ieri Giovanotti ha cominciato su Twitter a mettere questa frase, ma cavoli, cosa fanno? Censurano l'amore, troviamo un nuovo titolo a questa canzone, e lì è passato di tutto. Ha cominciato Fiorello a scrivere, ma io la intitolerei Minghia che bello l'amore, bergamaschi che hanno cominciato Pota che bello l'amore, signorine a Cipicchia che bello l'amore. Ecco, chiedo signorina Viviana, lei a Lucera in Puglia come direbbe? Lucera in Puglia? Come? Ma in dialetto lei dice? Non lo so, lei per sostituire, per cambiare titolo, lei che direbbe? Poi è volgare se lo dico. Più volgare del titolo originale, ammazza che... Sì. Vabbè, qualcuno meno vuole. Signor Rubi, a Caserta, lei che direbbe da Caserta? Dica. Preferisco astenermi. Cioè... Allora, guardate io cosa succede. Direi... Dica, senza ucciderci il microfono. Guarda piano. Non si avvicini, non c'è bisogno che lei si avvicini al microfono. La sentiamo benissimo, dica. Formazione professionale. Sì, no, io volevo dire per dindirindina. Per dindirindina. Può far bacco. Vabbè, voi vedete Carboni. Vabbè, comunque insomma. Caspiterina. Insomma, chiaramente sentite che è tutto peggio, va bene. Questo perché l'ho detto? Perché è successo, insomma, che in pochi minuti, ieri pomeriggio, Giovanotti ha tirato dentro. Poi io ho nominato Fiorello, ma da Fiorello a Nicola Savino, a Cesare Cremonini, tutti hanno cominciato a sostenere l'amico e collega Luca Carboni. E, insomma, non so come è andata a finire, perché poi queste cose, gli hashtag, a un certo punto finiscono, oppure durano per settimane, per chi lo sa. Io dico una parola, sucate, che non è una parolaccia, vi assicuro, ma per chi conosce Twitter è stato un hashtag utilizzatissimo dalle elezioni comunali, e ancora oggi ci sono c'è il trio Medusa di Radio DJ che lo usa e tanti altri, insomma, oppure la parola neutrino. Vabbè, a parte quello, passiamo invece a quello che è successo oggi. Cos'è successo oggi? In brevissima, e poi sentiamo le opinioni di tutti, e qui io vorrei anche sentire qualche vaschiano, Cos'è successo? È uscita la notizia. Allora, innanzitutto sapete che Vasco, se non lo sapete ve lo dico, Vasco è un po' che si definisce social rocker, cioè ha cominciato a usare Facebook davvero in maniera pesante, come quasi se fosse una sua radio on demand, cioè fa questi clippini nelle ultime settimane in diretta dalla clinica, perché sapete che è in cura in questa clinica, dove fa un po' la radio, fa il grande Jack, chiaramente non con un pubblico in diretta, ma pubblica questi video. E ne fa insomma di tutti i colori. Qualcuno lo ha criticato dicendo ma perché ti metti a fare ste robe, altri invece dicono che bello avere un rapporto così vicino con una rockstar come Vasco, che si vede raramente, di solito solo in concerto.
Ma a parte questo, oggi cosa è successo? È successo che è venuta fuori la notizia che Vasco, vi do la notizia come è uscita, Vasco ha fatto chiudere un sito che si chiama Non Ciclopedia, che è un sito goliardico. Io non l'ho visto perché non l'ho mai visto, non l'avevo mai sentito nominare. È la parodia di Wikipedia. Ed è chiuso, ecco, la parodia di Wikipedia, dice signorina Viviana. E comunque c'era una pagina dedicata a Vasco, qualcuno dice che la pagina era comunque di satira, perché il sito è di satira. Vasco e i suoi legali invece dicono che è un anno e mezzo che fa che fanno diffamazione, calunnie, insomma, pesantemente. E oggi il sito è stato a tempo indeterminato chiuso, non si sa se sono stati obbligati a chiudere o se hanno chiuso di loro scelta, ma comunque il sito è chiuso. Che cosa è successo? E qui saltano fuori gli smartphone e la rete e i social network. Che gli utenti hanno cominciato su Twitter con l'hashtag Vasco Merda, quindi chiaramente contro Vasco, a insultare Vasco in una maniera. E io veramente i primi tweet che ho letto ci sono rimasto male, non ho mai sentito insultare Vasco così tanto, nemmeno nella querela con Ligabue. Sapete che con Ligabue ogni tanto sulla rete se la sono sparate, quindi i fan di uno se la prendono con i fan dell'altro. Ma quello che è successo oggi aveva veramente dell'incredibile, offese di tutti i tipi, parolacce di tutti i tipi, vergogna, ti dici che siamo liberi e poi fai come i politici, chiami i tuoi avvocati, fai l'uomo potente, fai chiudere. Insomma, a un certo punto il discorso si è amplificato perché è passato anche sulla pagina di Facebook, dove Vasco fa questi clippini, dove però non si può pubblicare niente, si può solamente commentare clippini o note. Quindi hanno cominciato a commentare l'ultimo clippino e lì vi assicuro che su 10, 9 sono insulti e uno è un fan che cerca disperatamente di salvare Vasco da questo attacco della rete. Poi sono cominciate a partire note di Vasco, note degli avvocati di Vasco su Facebook, e credo che tutto abbia non abbia avuto un esito positivo, tutto ha aumentato questo tipo di casino, quindi sono continuati le accuse a Vasco. Ma perché dico che con lo smartphone si partecipa di più? Perché questi messaggi arrivano uno al secondo, o due al secondo, o tre al secondo, da oggi pomeriggio presto. Non so, Daniele, da che ora è iniziato questo... Beh, è iniziato praticamente dalle 8:15 di questa mattina, quando è stata pubblicata la notizia. Dalle 8:15 di stamattina i tweet non si sono mai fermati, poi ha cominciato la pagina di Facebook e lì i commenti non si sono mai fermati. Daniele, tu che siamo hai... Siamo a 3.430 commenti solo per l'ultimo post dove c'era praticamente la precisazione dell'avvocato. Ecco, dell'avvocato. Credo, Daniele, tu che hai seguito più da vicino, di aver detto più o meno tutto, no? O no? Sì, assolutamente sì. Lui ha smentito, cioè ha detto la sua versione, dicendo che lui voleva soltanto la cancellazione della sua pagina. Però a questo punto nasce un po' il dubbio. Diciamo che potrebbe essere i legali di Vasco Rossi che abbiano esagerato nella cancellazione appunto del sito, oppure potrebbe essere stato proprio un'enciclopedia a esagerare la notizia per farsi un po' di pubblicità gratis utilizzando appunto Vasco Rossi come canale. Esatto. È una cosa un po' controversa. Non so se qualcuno nel video ritrovo nella nostra redazione vuole dire qualcosa a proposito, se no vado avanti. Qualcuno vuole dire qualcosa a proposito? No, posso Nico? Prego Daniela, dica. Posso Nico? Cioè, per l'amore del cielo, Vasco è un bravo artista, cioè c'è chi piace, chi no. Però diciamo in termini molto poveri, cioè se l'ha fatta sotto, nel senso che ora si dipende, no, non l'ho fatto perché qua, perché su, magari se gli avvocati e lui stavano zitti e non pubblicavano la cosa, si calmava la situazione, non succedeva tutto questo casino. Ora che i fan sono contro, è normale che lui dice io non ho fatto niente, alza le mani, scusami Dani, ma è così. Sì, perché lui può essere bravissimo come cantante, punto. Perché ora sta facendo, tra virgolette, il pagliaccio in rete. Ma voi questi artisti non se la fanno mai, Marisa?
Ecco. Beh, ma non è il fatto di una risata, probabilmente il discorso era un pochino più particolare, nel senso che parlano di diffamazione, di cose poco carine nei suoi confronti, insulti e tutto il resto, cioè i legali dicono che Vasco ha sopportato fino a un certo punto quando la cosa era abbastanza ridicola e poi quando invece insomma si è arrivati al punto di ricevere insulti e diffamazioni, a questo punto è intervenuto il legale. E comunque è da un anno e mezzo che va avanti questa cosa, non è recente, è un anno e mezzo che Vasco combatte contro questi signori. Ok. Forse adesso si sono ecco, mi raccomando. Sì, sì, no, certo. Infatti lui voleva chiudere solo la sua pagina, non voleva chiudere il sito. Ecco, allora, ma se boh, vabbè, io scusami, dico solo un'ultima cosa, Nico. Allora, qualunque persona che viene offesa bisogna denunciare. Cioè, che se lo tengono privato, capito, Betty? Secondo me anche lui ha voluto farsi sentire, se no stava zitto. Cioè, io ho seguito oggi tutto il giorno e poi lui rispondeva. Ma lui si è sentito, probabilmente, io non voglio schierarmi dalla sua parte, cioè, io credo che lui si sia sentito molto offeso e quindi giustamente il suo legale dice: quando tu offendi una persona, tu sei libero di offendere, ecco, però dall'altra una parte... Una famiglia bua e una di Vasco. No. Sì, però se lui si offende, no, giusto. Se lui offende, stavo scherzando. No, vabbè, comunque, ecco, il discorso è complicato. Adesso sicuramente questa non è la sede adatta per parlare di questo. È chiaro che insomma, che la pagina di Vasco era di satira, pesante o meno pesante, era comunque satira, e che la pagina è stata chiusa perché Vasco comunque si è lamentato. Però quello che voglio, dove voglio puntare l'occhio è, ecco, la signora Daniela, per esempio, ha detto, io ho seguito tutto il giorno. Lei come ha seguito, mi scusi, da dove ha seguito? Ma ovvio tramite il Nokia, no? Ecco, tramite il Nokia, visto? Vabbè, voi non lo vedete, ho il Nokia in mano e ogni tanto mi arrivavano le notifiche, ma non ogni tanto, perennemente. Ma da dove? Da Facebook? Sì, ma anche Twitter, ce l'ho. Twister? Mi arrivava da... Sì? Il gioco? Twisty, come si chiama? Twisty. Non so come si chiama. No, vabbè. Bellissimo. Guardi. Dai, non mi prendo in giro. No, non la prendo in giro. Da oggi noi lo chiameremo Twister. Perché... Twister. Perché è più bello Twister. È più bello Twister. Shake, come si chiama? Twitter. No, vabbè. Perché io lo uso da poco, che figura, io non apro più bocca. No, va benissimo, sono ancora lì, sì, ci sono, si è addormentato anche Google, guarda. Dico. Dica. Dico, scusami, no, siccome anch'io ho seguito tramite Chipster le notizie di Vasco Rossi, mentre mangiavo le patatine al Chipster, no? Ti posso dire che... No, dai, niente, volevo solo dire che la... Grazie, Ale. No, figurati, che la soluzione di Amanda Knox e Raffaele Sollecito... Ma che c'entra? Ha completamente coperto la notizia di Vasco Rossi in questo momento in realtà. Vabbè, non c'entra niente, però c'entra anche, perché... C'entra sempre, però vabbè, fa niente. No, sì, perché quello che volevo dire, appunto, è che... Con lo smartphone riusciamo a fare questo, cioè la signora Daniela oggi ha seguito Vasco da fuori casa, probabilmente, quindi tutta la storia. Io l'ho seguita dalla PC perché ero davanti al PC. Daniele, lei l'ha seguito da dove, Daniele? Anche lei usa Twister? Ma, soprattutto Twister. A volte anche Splitter. Signora Daniela, io adesso metto un disco perché lei ha detto la cosa più bella da quando è iniziato questo programma, dalla prima puntata. Evviva Twister! Nico, metti un twist almeno. Ci sarebbe anche lo spritz. È vero, twist. E lo spritz anche. Lo spritz. Infatti, lo Swiffer. Infatti, Betty, volevo dire. Io storpio, qualunque nome. Guarda che storpio i nomi e dell'età avanzata, cioè. So. È appunto, ho 32 anni. No, non sono avanzata comunque. Appunto. Ragazzi, comunque Vasco, avanzato quell'età lì. Ragazzi, comunque Vasco. Appunto, era per dire, è dell'età avanzata, non è una cosa tua.
ragazzi, comunque sì. Vasco Rossi è un po' anzianotto, si è un po' rimbambito anche lui, cioè alla sua età è andato fuori di testa anche. Ma Vasco userà Twister, non lo so. Ma usa Twister, quello usa le sostanze no. come faceva. No, lui usa il Twister, quello che fa. Lui è uno Swiffer. Lui è veramente uno Swiffer. Ma l'altra volta cosa avevo detto? No, no, triverso avevo detto. Però quella me l'ero persa. Sì, è vero. Ah, triverso, sì. Beh, me l'ero persa, ma Twist, Daniela. Daniela, Twister, guarda, domani solo di questo momento faccio uno spezzone apposta, lo pubblico perché cioè, il Twister è stato un momento, anzi adesso metto subito un Twister. Ah, vabbè, facciamo così che per ogni puntata ci porta una mia perla. Tutti su Facebook. Esatto. E se anche tu usi Twister, clicca qui. Il momento perla. Il momento perla di Daniela Ganzella. Vedi, guarda, non ho un problema. Tanto mi escono così. Anche tu hai la tua rubrica. Esatto. Betty Betty non cura. Betty cosa dice? Aspetta. Qual è la rubrica di Betty? Ed oggi una nuova rubrica. Non mi ricordo. La rubrica è questa. Il Twister. Il momento del Twister. Vai tutti con il Twister, via. Prendete i vostri smartphone e vai col Twister. Il Twister è un movimento che si fa con lo smartphone, tipo uno shaker, con cui si attivano delle applicazioni. Cioè, Daniela, io la ringrazio per avermi dato questa chicca oggi, perché dicevo fuori onda che domani pubblicherò un video ad hoc solo su questo, che il Twister è un bel momento, e terrò anzi questa base ogni volta che parleremo di Twister. Anzi, da lunedì prossimo Mario Cici farà un lunedì sì e uno no, una chicca su Twitter. Adesso lo aggiorno che dovrà dire Twister anche sul suo sito, che è divertente. Qui c'è una zanzara, ho le zanzare nello studio, ho aperto la finestra, non dovevo farlo. Ho una zanzara che mi balla il Twister dietro la schiena. Allora, abbiamo detto di questo Vasco, questo Carboni, Ale parlava adesso del processo, insomma, perché a parte quelli che guardano Quarto Grado e l'incidente probatorio, sì, gli altri, incidente probatorio, esatto, gli altri si informano generalmente sui social network e molto spesso anche con gli smartphone. Allora io chiedo adesso signor Max, che lui avendo quattro smartphone, se qualcuno si è perso l'inizio, lui ha quattro smartphone, non perché e non credo che sia ricco sfondato, potrebbe anche essere ricco sfondato, ma non è per quello, lo fa per lavoro, potrebbe anche, ma non è quello il motivo principale, lo fa per lavoro, quindi lui ha almeno quattro telefoni in uso con quattro sistemi operativi diversi. Allora la domanda che faccio, visto che ha quattro telefoni e quattro sistemi operativi diversi, per informarsi e seguire notizie come è stata questa di Vasco o altre cose, lei che cosa usa? Che telefono, che applicazione, che mondo, che social network? Cioè, dove lei segue il mondo da uno smartphone o come? Ah, allora, può sembrare strano, ma leggo il giornale. Cartaceo. No, no, ma come? Vabbè, mi sono appena... Come? È appena caduto un mito, eh? No, è vero, no, è vero. No, scusi. Beh, le notizie di prima mano le leggo su Facebook, su Twitter, o su Twister, scusate, ho sbagliato. Ecco, grazie, su Twister. No, scusa, le leggo su Twister, in strane posizioni, peraltro. Però poi approfondisco leggendo i giornali, quello anche della mia zona, così, là, perché penso che la notizia sia... La notizia veloce, la notizia fresca va letta sul social. Poi l'approfondimento, che poi uno si fidi di quel giornale, di quell'altro, di quel telegiornale, di quell'altro, va approfondito in maniera diversa, secondo me. Però quella più veloce è sociale, sicuramente.
E questo può essere un punto di vista, perché effettivamente se uno capita su un hashtag come quello di Vasco di oggi, perché diceva Daniele, io ho solo 25 follower che mi seguono, un po' pochi effettivamente, però anche con 25 follower uno può venire a sapere di queste notizie. Però che si legge? Non so, Vasco, fai schifo, Vasco merda. Questo non lo dovevi fare proprio tu, Vasco merda. Oh no, invece Vasco è troppo grande, Vasco merda. Effettivamente uno a quel punto lì, diciamo, che, cioè, la prima cosa che gli viene in mente, dice, ma che è successo? Sicuramente Vasco... Infatti, dica. Io Nicolo ho chiesto a Mario C, perché lui l'ha scritto sul suo profilo, e poi però ha linkato anche la notizia. Certo. Cioè, nel senso, ha scritto una cacchina e poi ha linkato la notizia. Esatto, uno poi deve linkare, perché effettivamente poi su Twitter... 140 caratteri sono pochissimi per poter linkare una notizia, cioè per poter dire una cosa in 140 caratteri oppure in 10.000 caratteri in 140 secondi è difficilissimo. Quindi a questo punto io passo la parola al signor Ruby, che in 140 secondi, ma in 4.000 parole, ci farà il resoconto così a gamba tesa della giornata di ieri. Vada. Benissimo, sesta giornata di Serie A, stop e flop della giornata. Partiamo dall'anticipo di sabato, la Roma che vince 3-1 all'Olimpico e contro l'Atalanta con 3 gol, insomma una grande vittoria. E poi la Juve che si conferma nel suo stadio vittoriosa con 11 punti, il Napoli che fa il colpaccio a Milano contro l'Inter e vince 3-0 e va a 10 punti in classifica. I flop sono le due milanesi, caro Nico, perché Milan e Inter si fanno quasi compagnia. Il Milan a 5 punti, l'Inter a 4 punti. Il Milan un po', diciamo, secondo me sta subendo un po' il contraccolpo della passata stagione, tanti infortunati. L'Inter invece è un po' ultimamente, tra il cambio di allenatore, il presidente che, diciamo, si lamenta per l'arbitraggio e ha detto appunto oggi vendetta del 2006, spero di no, riferendosi ovviamente ad Agnelli. Quindi insomma la situazione è un po' delle milanesi è un po' triste al momento. E mentre una notizia, posso darti una notizia veloce appunto dei social network, la Roma oggi è ufficialmente su Facebook. La Roma oggi è ufficialmente. Un applauso innanzitutto a Ubi per la sua sempre precisa, veloce e rapida analisi della giornata di ieri. E qui voglio buttare una cosa e fare anche una domanda al signor Rubi, ma lo dico anche agli altri, a chi segue il calcio. Avete mai provato, lo dico a lei signor Rubi, lei ha provato a seguire una partita di calcio, adesso non quando lo fa per lavoro, quindi quando segue la Roma, ma a seguire una partita di calcio, a questo mi posso collegare anche a uno spettacolo televisivo, a un concerto, a una qualunque cosa che va in televisione attraverso un social network, o anzi meglio, accompagnati da un social network? Signor Rubi, lei l'ha mai fatto? Sì, come no, certo. Per esempio come? Cioè, chiaramente sto parlando di con uno smartphone in mano, cioè. Sì, commentando magari, non so, vediamo una trasmissione specifica e si commenta, per esempio, la trasmissione con, per esempio, con Twitter, con un hashtag. Con l'hashtag. Signora Daniela, la prego per lunedì prossimo di trovarci un nuovo modo di dire hashtag. Okay. Ci pensi, perché poi effettivamente hashtag è pure brutto. Cioè. Twitter, senti come suona meglio. Abbiamo... Ecco, qualcun altro l'ha fatto. Signor Giovanni, lei ha mai seguito una partita di calcio, un programma televisivo, tenendo in mano lo smartphone e commentando su Twitter, o su Facebook o su Google? Lei l'ha mai fatto? No, partite di calcio già non le vedo, comunque non le seguo. Per quanto riguarda il resto, con lo smartphone no, uso più che altro il computer. Magari mi capita di commentare, che ne so, il Festival di Sanremo, piuttosto che altre trasmissioni, altri eventi, però usando sempre il computer. Usando il computer. Smartphone. C'è qualcun altro che lo fa? C'è qualcuno che lo fa? Signor Daniele, io uso tutte e due, scusami Dani se ti ho interrotto, io uso tutte e due, il PC e il telefono. No, visto che hai alzato la mano. Ma mette... No. Scusa. No, dica, ma lei, Daniela, mette Twitter su tutti e due? Sì. Su tutti e due, ormai... Però uso di più Facebook, che ne so, guardo una partita di pallavolo, guardo il Milan, che lasciamo perdere, e...
oppure mi si taglia comunque. Ma ho detto qualunque cosa che vedo in TV. C'è anche sex therapy, una cosa del genere su Cielo, che è una cosa orribile, però le persone lo guardano. Ma lei commenta col computer o con lo smartphone? Ma con tutte e due, dipende. Cosa ho in mano? Beh, è uguale. Beh. Lei guarda sex therapy e dipende cosa hai in mano, benissimo. No, ha detto lei, scusi. Vale, perché è una cosa orribile. Tipo per farsi spiegare le cose, lasciamo perdere, dai, non iniziamo così. È twister. Esatto, ha ragione. Domani il video di Daniela sarà, aggiungeremo anche questo. Va bene, allora, scusate. Va bene, signor Max, lei con quattro telefoni a questo punto, visto questo gliel'abbiamo chiesto fuori onda all'inizio, non so se lei fa di queste cose, se commenta spettacoli televisivi, partite di calcio, concerti, con un telefono, e se lo fa con quale? Oh sì, può succedere, specialmente come dicevo prima BlackBerry, perché è più facile, cioè magari sono a un concerto oppure davanti a una trasmissione televisiva. È più comodo il BlackBerry per me. È più comodo. Pensando che ha la tastiera fisica, tutto qua. Questa è una cosa che fa paura a tanti, soprattutto quelli che non hanno lo smartphone. La tastiera, devo dire anche da appassionato di iPhone, che la tastiera dell'iPhone ci vuole un pochino. Cioè, bisogna tagliarsi le unghie a piramide. O se no si usa Dragon Dictation. Si usa? Dragon Dictation, ecco, che è un'applicazione che... a cui si può dettare al telefono di scrivere qualcosa, ma anche quella è complicata, perché io scrivo Giovanni ci sei e lì viene fuori Giovanni vi lei, e tu togli vi lei e fai ci sei, è vero, virgola, ci sei, è affondato con Elgi lui in parte. Ecco, però Max mi ha dato un super assist, perché vi voglio lasciare con una domanda, e questo ve l'avevo detto, e vi do una canzone di tempo per pensarci. Mi dà un assist perché proprio dicono che nel nuovo sistema operativo iOS 5 che uscirà, dovrebbe uscire domani insieme al telefono, non so, dovrebbe essere così, ma potrebbe anche non essere, e lo dico perché anche quelli che hanno l'iPhone 4 e forse anche il 3GS potrebbero metterlo o no, molti dei comandi dicono che saranno vocali, quindi come funziona proprio Dragon. Ma la domanda che vi farò alla fine di questa canzone, pensateci perché ho bisogno di una risposta, è: come vi immaginate il nuovo iPhone? Radio Internet, pubblicità. Vabbè, io non apro più bocca. È giorno da Jenny. Che botta, 2 settimane in ospedale. Ma secondo me è un comando vocale. E non dico mai niente. Comunque ragazzi, io vi consiglio un programma con Twister. Ciao Jenny. Star Academy. Come stai? Bene. Star Academy. La settimana scorsa si è aperto il mondo. Grande, Dani. Il mondo. Il consiglio dei ministri di stato super, era più bello seguire Twister che il programma. Fenomenale. Classico. Bellissimo. C'era anche il Mario. Che programma era? Attivissimo. Star Academy. Ah, è vero, anch'io ho seguito Star Academy da Twister senza volerlo seguire, cioè soltanto vedendo quello che dicevano gli altri. Vi siete persi la bicicletta di Mengoni, che è stata una cosa... Che amarezza. Il ballerino che lo teneva su da dietro e lui che... Intanto salutiamo Mario che ci scrive, guarda, eccolo lì Mario, guarda. Ciao Mario. Ciao Mario. Ciao Mario. Ciao Mario. Probabilmente seguendo dal suo iPad. Ciao Mario, avevo il mic chiuso, scusa, ciao Mario. Comunque, tanto per la cronaca, oltre che Vasco Merda c'è anche Non ci Vasco, come hashtag. C'è anche? Non ci Vasco. 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 Esatto. C'è da dire che il Non ci Vasco è al secondo posto come hashtag italiani, In una giornata sono arrivati al secondo posto. Però... Vasco Merda è stato cancellato dai tweet italiani.
Davvero? Non c'è più sulla home page. dei suoi avvocati, probabilmente. Beh, sicuro. Adesso elimineranno anche Twitter, eh? Twister. Ah, ma... Swiffer. Andiamo, ragazzi, Un lunedì da Full Webber, Radio Interland, gli ultimi minuti di questa quarta puntata di Un lunedì da Full Webber. La domanda che ho fatto poco prima di questa canzone era appunto come vi immaginate l'iPhone 5, perché l'abbiamo detto all'inizio puntata, domani esce questo, come si può chiamare, più che un telefono, un desiderio. Perché ci sono gli appassionati che non si perdono questo tipo di avvenimenti, cioè quando Apple presenta un prodotto nuovo. Ci sono poi quelli che invece a cui non interessa la presentazione, ma che poi quando sanno che è uscito se lo vanno a vedere su YouTube o su altri posti del genere. Altri che invece, come lo vedono in vetrina, lo vogliono prendere. Quelli a cui invece non gliene frega niente e tutti gli altri. Insomma, però domani c'è questo evento che sicuramente, questo lo dico, lo chiedo a Max, che sicuramente mi dirà di sì, forse è l'iPhone più atteso della storia questo, perché insomma forse è quello più popolare, se ne parla, come dicevo all'inizio, anche al mercato, no Max? Sì, perché adesso sappiamo cos'è. Forse l'iPhone più atteso della storia è l'iPhone il primo. Ah certo, forse sì, forse hai ragione, forse il primo è stato più atteso. Sì, perché se ne parlava da diversi anni, che c'era questo mito, questo iPhone che doveva uscire, questo primo telefono di Apple. In realtà quello di domani penso che potrebbe lasciare deluso più di qualcuno. Ah, ecco. Quindi, ecco, partiamo da te. Allora, una premessa veloce, poi faccio una carrellata. Una premessa veloce. Max ha ricordato che forse l'iPhone più atteso di tutti è stato proprio il primo. C'è da dire che stasera probabilmente noi non saremmo qua a parlare di smartphone se non fosse arrivato l'iPhone, che ha cambiato, forse potrei anche esagerare, ma ha cambiato parte dell'umanità, credo, almeno del modo di comunicare, perché dopo l'iPhone, insomma, tutti abbiamo cominciato a sapere che i telefoni potevano essere touch, che le foto si potevano muovere, che ci potevano essere le app, che ci poteva essere lo smartphone, insomma, abbiamo cominciato a familiarizzare con queste parole che sono diventate quasi, direi, quasi di uso comune. C'è ancora mia mamma, se gli dico cos'è un'app, non lo sa di sicuro, però forse se gli dico cos'è uno smartphone, lei mi dice no, io ho il telefono normale, però già ci siamo. Veloce, 10 secondi per uno, come vi immaginate l'iPhone di domani? Perché lunedì prossimo lo sapremo. Max? Sostanzialmente uguale a quello di oggi. Daniella? Mi ha rubato la battuta, sì, la stessa cosa, ci sarà qualche applicazione nuova, ma niente di che. Daniele? Ma come estetica qualcosa cambieranno sicuramente, l'importante è che alla fin fine sia qualcosa di innovativo, come ha sempre fatto. Ale? Sicuramente meglio del 3GS con la cover rossa. Probabile. Lo prendo. Viviana? Sicuramente più sottile, perché ogni telefono che fanno è sempre più sottile, però secondo me se mettono il comando vocale è un casino. Ok. Ubi? Ma penso che ci sarà, appunto, secondo me, un intervento sull'estetica e sicuramente poi il sistema sarà più veloce. A meno che esca, perché insomma non siamo sicuri che uscirà. Butta anche questo sasso. Domani ci presentano il nuovo iPod. Cioè. Allora facciamo un altro, basta. Che... Va bene, andiamo avanti. Signor Giovanni? Sì, anche per me più o meno sarà uguale. Per essere innovativo, secondo me, dovrebbero aggiungere lo schermo in 3D, visto che va molto di moda, dovrebbero fare questo. E quindi per leggere un SMS bisogna mettere gli occhiali. Esatto. Vabbè, io e lei ce l'abbiamo già, quindi insomma. Signora Betty?
Allora, secondo me torneranno un po' esteticamente al vecchio iPhone, meno spigoloso, e io spererei di trovare il comando vocale per le fotografie. Almeno si dice solo foto e scatta, senza dover schiacciare. Io potrei buttare lì che forse c'è qualche app che già fa foto. Sì, lo so, ce n'è già una, però sarebbe carino che la, diciamo, la macchina fotografica di default, insomma, quella che già troviamo, sia a comando vocale. Sia a comando vocale. Vabbè, intanto il signorale, per chi lo può vedere, si è già messo gli occhiali per il nuovo iPhone in 3D. Ok. Lunedì prossimo sapremo invece com'è. Spero che qualcuno abbia capito alla fine di questa serata, insomma, qualcosa di più dell'iPhone, ma non degli smartphone, ma non credo. Credo che, insomma, che tutti avranno l'idea di prima, chi non ci capiva niente, non ci capisce niente, eccetera, eccetera. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa dal nostro video ritrovo, alla nostra redazione online? Io vorrei dire che il BlackBerry comunque è in testa, eh. Ah, ho monitorato, è sempre in testa. Il BlackBerry è in testa, pensavo lo usassero solo i bancari, a dire invece no, abbiamo scoperto... L'Italia è pieno di bancari, dico, è pieno di bancari. Potrebbe essere pieno questo. Pieno di bancali. Va bene, allora io che fare? Vi ringrazio, vi saluto tutti, parto con la nostra sigla e sulla sigla saluto cominciando dalla signorina Betty Cavalli, grazie, buonasera. Grazie, buona serata a tutti. Grazie mille. Da Legnano, grazie al signor Giovanni Vita, munito di occhiali 3D per l'iPhone 3D. Grazie a te, Nico, grazie a tutti. Grazie al signore grazie al signor Rubi che va in giro da Caserta con uno smartphone sulla destra e un tablet sulla sinistra, grazie. Grazie a te, Nico, volevo fare anche un saluto al profilo di Salvo Sottile, mi ha fatto venire il torcicollo stasera, però insomma, tutto bene. Ecco, perché lei chiaramente ha subito quattro cose contemporaneamente, sennò che full webber sarebbe. un saluto anche alla signora Viviana, che sicuramente oggi gli avremo fatto venire più voglia, spero, di comprare uno smartphone, è vero? Certamente, grazie a voi. Prego, prego. Salutiamo anche il monito di occhiali da Concorenzo, signor Ale Benz, grazie. Saluto gli amici di Radio Interland, gli amici di ligobenz.it, il nostro sito full web e anche quelli che ci hanno scritto, insomma, messaggiato nel gruppo full web. Ciao a tutti, ciao Nico, grazie. Ciao, grazie. Grazie al signor Dani KK, grazie mille. Grazie a te, grazie a tutti quanti. Grazie mille, grazie da Milano, ma anche se lei è di Bologna, ma oggi è a Milano. Grazie mille, grazie soprattutto per il twister alla signorina Daniela Ganzella. Grazie a voi, buonanotte, a lunedì prossimo. Grazie, lunedì prossimo. E grazie mille al signor Max da Udine, grazie mille che ci ha, dalla sua esperienza di Bipudine, ci ha un po' illuminato su cose che conosciamo o meno. Saluto anche la Zanzara che mi ha conciato per le feste. Ecco, signor Max, ultima domanda, c'è un'applicazione anti-zanzara? C'era in realtà, poi penso che non funzioni, però esiste in realtà. Esiste, perché c'è una, ecco, c'è un'applicazione per tutto, ecco, e qua ne approfitto per lanciare il tema di lunedì prossimo, perché lunedì prossimo faremo una puntata dedicata esclusivamente alle app, sia per telefono che per PC, ma soprattutto per smartphone. Quindi lunedì prossimo parleremo delle meraviglie delle app. Grazie a tutti e buonanotte. Io lascio il video ritrovo e saluto tutti personalmente, anche quelli che ascoltano solo dalla radio, solo da Radio Interland, e ricordo tutti che andremo in diretta, anche in replica, mercoledì mattina alle 8:30, perché questo che di lunedì è un programma prettamente notturno, di mercoledì diventa un programma prettamente mattutino. Grazie mille da Nico Benz, grazie da Radio Interland, noi ci risentiamo lunedì prossimo alle 22 con un lunedì da Full Web. Buonanotte. E vai col twister. Ma ora blocco Nico come l'ultima volta. Questo è il trailer per Daniela. Dov'è? Ah, sulla chat. Sì. Allora. Buonanotte a tutti, ragazzi. Buonanotte, Betty. Ciao. 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 Ciao.
super rimedi ce li devi stelle separate. È vero. Ciao. Olè. Ciao. Ciao ragazzi, grazie a tutti. Ciao Nico, grazie, ciao Max, ciao Daniela, ciao Dani, ciao Ale, ciao Viviana, ciao Ubi, ciao Giovanni. Per quelli che amano le emozioni forti, tra 10 minuti sono in diretta anche nel cammino dalla radio a casa. Sperando di incontrare questa volta la Guardia di Finanza, non sarebbe male, visto che già i carabinieri mi hanno fermato. La Guardia di Finanza in diretta sarebbe più... Metti che ti fermano gli avvocati di Vasco Rossi. Dubito che sentito il programma. Dubito che sia una Motta Visconti o Binasco, però so. Beh, non ci sono mai, sai. E se ti dovesse fermare una ruota bucata? No, ma che figata hai fatto? Vabbè. Diciamo toccatina, qua buttiamo di brutto. Il 3. Diciamo che gli imprevisti sono più da diretta, insomma. Però spero non troppo. Beh, sei in diretta, cambiare una gomma in diretta con l'iPhone, come fai? Dove lo appoggi? Devi usare sul mezzo sotto il crin. Comunque non prenderla come una gufata la mia. No. Se mi fermo ti telefono perché proprio mi devi aiutare, mi devi a prendere. Eccolo là, lo sapevo, dai, volentieri. Beh, eri già pronto così. Perché si ferma? No, questo è per te. Che cosa? Mi hai buffato, Ale? No, assolutamente, io non... E gli hai detto che mi sono perso il pezzo, che gli hai detto? Ho detto a Nico che se ti dovesse fermare una ruota bucata... No. Lui ha detto, beh, sai, è bello comunque in diretta. Senti, non sono in vena che oggi si è fermata la macchina, non sono in vena. Vabbè, ma tu sei a Lucera, Vivi, io sono qua. Intanto io saluto anche quelli che seguono Fuori Onda, ciao ragazzi. Che chiudo di qua, chiudo il Fuori Onda, grazie mille. Ciao, ciao a tutti, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao. Belli che siete. Ciao. Ciao, bello. Ciao.